pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con informazioni dell'Alghero Channel. Disagi per i passeggeri che questa mattina volevano viaggiare sulle tratte Bergamo e Pisa firmate Ryanair. Cancellato l'Alghero Bergamo delle 7.05, il ritorno dallo scalo aerobico delle 10.15, l'Alghero Pisa delle 10.40, il ritorno dalla Toscana in programma alle 13.20. Dalla compagnia aerea solo un laconico motivi operativi. E mercoledì gli uffici comunali di Piazza Portaterra hanno ospitato un incontro tra il sindaco di Alghero Mario Bruno e una delegazione catalana. Si rinnova così il legame storico e culturale tra la città di Alghero e la Catalogna. È stata l'occasione per confrontarsi sulle politiche culturali e le potenzialità turistiche delle due realtà, in un'ottica di proficua e continua collaborazione. La delegazione catalana, presente in città in occasione delle celebrazioni per la chiusura dell'anno Toda, è stata accolta dal primo cittadino algherese alla presenza di Joan Adel, direttore dell'ufficio della Generalitat ad Alghero. Curiosità in città per la presenza dei tre giudici di MasterChef Italia, il noto programma televisivo di Sky. L'imprenditore del settore ristorazione Gio Bastianic e gli chef stellati Bruno Barbieri e Antonino Caravacciolo si sono recati al Mostapas assaggiando le specialità dello chef Cristiano Andreini e non si sono negati alle tante richieste di selfie dei fan. Non si esclude che Alghero faccia capolino nella prossima edizione del programma televisivo. Le foto che avete visto sono state gentilmente concesse da Davide Monfardino. Il Festival Internazionale di Musiche Polifoniche e Voci d'Europa è pronto per il gran finale. Ieri sera all'Antiquarium Turritano, per la 12ª giornata della manifestazione, i madrigalisti turritani, branchia del Coro Polifonico Turritano, magistralmente diretti dal maestro Laura Lambroni, hanno eseguito 6 brani in latino ispirati alla musica di Monteverdi. Questa sera l'appuntamento con l'ensemble Uti è a Mamoiada, mentre gli ultimi 2 giorni sono in programma a Porto Torres. Domani nella Basilica di San Gavino la stessa ensemble proporrà l'altro Monteverdi, mentre domenica doppio appuntamento. In mattinata il concerto finale della Scuola Superiore per Direttori di Coro di Arezzo nella Chiesa della Consolata e alle 15 nella Basilica di San Gavino il seminario corale finale a cura del maestro Lorenzo Donati. Ora diamo la linea alla regia per 10 secondi di pubblicità e poi torniamo qui in diretta da Via Roma. La nostra frutta parla da sola. Farinelli Fresco Market. E chiudiamo con una notizia di tennis. Buona prova per Michele Foyce nel torneo internazionale di Santa Margherita di Pula. Il tennista algherese tesserato per la Torres ha superato le qualificazioni battendo 6-2-6-1 Giovanni Agostinetto e 6-3-6-1 Umberto Maria Giovannini, strappando il pass per il tabellone principale. Qui Foyce ha avuto un sorteggio non fortunato pescando la testa di serie numero 5 Alessandro Petrone, che ha fatto pesare la sua maggiore esperienza imponendosi per 6-1-6-4. Al termine del nostro TG potrete vedere un'intervista rilasciata ad Alessandro Mura dal capitano di fregata Emilio Del Santo, nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Porto Torres. Invece nel corso della serata trasmetteremo un'intervista a Chiara Murro, direttore artistico di Mamma Tita Festival. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o domande potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani! Alghero TG Express, un TG veloce, di 3 minuti, con più edizioni giornaliere, sempre in diretta, ideato e costruito per essere visto direttamente dallo smartphone, dove vengono visti oltre il 70% dei contenuti multimediali. Va in onda ogni volta in location ad Alghero, dove sono coinvolti attività commerciali, istituzionali e luoghi di interesse pubblico, costruito con una grafica accattivante, al pari dei TG online di maggior successo in Italia. Alghero TG Express. L'informazione quotidiana di Alghero Channel.